di canzone in canzone, di casello in stazione, abbiamo fatto giornata che era tutta da fare. La luna ci ha presi e ci ha messi a dormire o a cerchiare la bocca per stupirci o fumare, come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile. Buonanotte all'Italia, deve un po' riposare, tanto a fare la guardia c'è un bel pezzo di mare. C'è il muschio ingiallito dentro questo presepio che non viene cambiato e non viene smontato. Benissimo, buonasera, con la canzone di Ligabue, Buonanotte all'Italia, cominciamo questa notte, sera pontremolese, sempre molto accogliente, molto calda, molto morbida. Ieri sera abbiamo avuto ospite Pier Giorgio Di Freddi, si è parlato di democrazia, la democrazia non esiste, la democrazia vista dall'ottica di un matematico. Questa sera abbiamo ospite Vito Mancuso. Vieni Vito, grazie, vieni pure. Bene, grazie per essere qui, nonostante i tuoi impegni a livello nazionale e anche internazionale, però abiti in una città che io amo moltissimo, che è la città di Bologna, nella quale io sono stato per molti anni assistente alla cattedra universitaria, per cui condividiamo questo amore per questa città. Bene, il libro di questa sera è Il bisogno di pensare. Proverò un attimino a fare una introduzione al tema, io non sono un filosofo e mi sforzerò di dire qualcosa di sensato. C'è una frase di Mancuso che è un po' il filo conduttore di questo volume, e dice: dove trarre l'energia per camminare in equilibrio sulla fune della vita? Cioè, perché vivere? Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? Cosa volete da voi stessi? Sono tutte domande che Mancuso si fa e in realtà ingaggia una ipotetica interlocuzione con i lettori del suo libro. Ed è questo uno dei bisogni primordiali dell'uomo, cioè il chiedersi perché siamo qui e quindi il bisogno di pensare. Perché a partire da questa urgenza interiore, ci dice Mancuso, strettamente legata al desiderio del sogno di una vita diversa e migliore, che Vito Mancuso ci sprona a tornare a pensare sì, ma a pensare, come lui dice, col cuore, cioè senza barriere, senza preconcetti, senza tabù e senza altro dogma che non la ricerca del bene. Nei tempi che viviamo, sempre più, ahimè, sotto un profilo delle dinamiche sociali indecifrabili, ci troviamo ad affrontare una serie di problematiche oggi nuove rispetto al passato, e quindi Mancuso ci invita a prestare attenzione al valore infinito di ogni istante per raggiungere quella desiderata pace interiore e quell'equilibrio tanto atteso di chi ha finalmente trovato un senso al suo essere al mondo. Ora, sulla capacità di focalizzare l'istante, io ricordo un bellissimo libro di Michael Dechter, questo scrittore goriziano che morì suicida giovanissimo, che distingueva la retorica dalla persuasione. Dice: il non persuaso vorrebbe avere già fatto, il persuaso vorrebbe fare. Dopo aver scoperto il principio di Archimede, dice Mancuso, che dichiarò: datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo. Ebbene, Mancuso si chiede: quale punto di appoggio avete per sollevare il vostro mondo dalle bassure dell'esistenza quotidiana? Oppure questo argomento proprio non vi interessa e non ve ne curate? Ecco, alcuni, chiaramente, io credo, di noi considerano questi discorsi dei veri e propri filosofemi, ma molti non vivono in realtà, ma si lasciano vivere. E credo che nel passato già l'avesse osservato Goethe, quando scrisse a proposito della vita: tutti vivono, ma non molti la conoscono.
Ma Schopenhauer è stato ancora più pungente. Mi permettete di leggere quello che disse Schopenhauer una volta: se si considera attentamente quanto grande e palese sia per noi il problema dell'esistenza, di questa esistenza ambigua, tormentata, fuggevole e simile al sogno, e se poi si osserva come tutti gli uomini, tranne alcuni, pochi e rari, sembrano non rendersi conto di questo problema, anzi non esserne affatto consapevoli, bensì preoccuparsi di tutto meno che di esso, se si riflette bene a ciò, io dico, si può cominciare a credere che l'uomo si chiami essere pensante soltanto in un senso assai lato della parola. Quindi non c'è nulla di strano, quindi, anzi nulla di originale, nel fastidio provato da molti nei confronti di queste domande sul perché l'essere qui. Però fortunatamente per qualcuno non è così. Qualcuno queste domande se le pone. Sarebbe interessante chiedersi come mai, come spiegare questa distinzione tra chi si pone le domande esistenziali e chi invece queste domande esistenziali assolutamente non se le pone. C'è una bella frase, un aforisma di Norberto Bobbio, quando, cogliendo questa linea di discrimine, dice questo: la differenza oggi non è tanto tra colui che è credente e colui che non è credente, ma tra colui che pensa e colui che non pensa. E Mancuso dice appunto: io appartengo a quegli esseri umani che hanno bisogno di pensare, sottolineo bisogno, non necessità. Io credo che oggi siamo in un periodo di depensamento, per dirla con Deleuze, e quindi credo che sia importante invece tornare a pensare. Ma il termine necessità di pensare e bisogno di pensare sono due cose completamente diverse, e questo discrimine lo coglie benissimo Mancuso quando dice che la necessità è un qualcosa di esterno e che quindi è asettica, è fredda, mentre il bisogno è qualcosa di interno che nasce da dentro e quindi è caldo e potenzialmente creativo. In altri termini, un po' potremmo dire la differenza posta da Aristotele quando diceva distinguere le cose necessarie dalle cose buone. Le cose necessarie in realtà servono per un altro fine. Si studia giurisprudenza, si fa il medico perché serve per il nostro sostentamento, ma la poesia, il romanticismo sono cose buone di per sé. In quanto essere umano dotato del bisogno di pensare, perché attratto dal sogno di una vita diversa e migliore, è essenziale affrontare quindi la questione del perché si vive. Soprattutto, dice Mancuso, si occupa della condizione indispensabile per far sì che il nostro passare su questa terra risulti un viaggio e non un disordinato vagabondaggio da flaneur. Allora a me viene in mente Simmel, quando dice: in fondo oggi l'uomo che vive nelle metropoli è un homme blasé, un uomo disincantato che non si sorprende più di nulla. Ma sempre Simmel, quando dice: la tragedia della cultura è la riduzione dei valori qualitativi a valori quantitativi. Dove trarre, o dove traete allora l'energia, ci chiede Mancuso, per camminare in equilibrio sulla fune della vita? Beh, qui dovremmo tornare a parlare, come ieri sera, anche un po' di metafisica, la metafisica che si poneva le tre problematiche: l'esistenza di Dio, la immortalità dell'anima, il problema dell'esistenza del cosmo, e quindi poi quello che io amo chiamare lo scarto ontologico, la differenza ontologica tra l'immanente e il trascendente. C'è una frase, concludo, bellissima, di un libro di Mancuso che dice: ma che cos'è vero alla fine di questa vita che se ne va e nessuno sa dove? Rispondere a questa domanda significa parlare di Dio. Grazie. Bene, grazie all'avvocato Passioni per questa introduzione, per l'invito anzitutto. Grazie a voi per la vostra presenza, per la vostra attenzione. Io adesso tenterò di dire qualcosa su questo mio ultimo libro, che si intitola Il bisogno di pensare. L'obiettivo è quello, tramite le mie parole, di onorare la vostra presenza, onorando il vostro pensare. E comincerei con una distinzione, cioè con una domanda in verità. Vi chiedo a voi che mi ascoltate, a te Francesco, a te Alfredo, voi che mi ascoltate, chiedo
Secondo voi il pensiero è qualcosa di esclusivo degli esseri umani? Cioè solamente gli umani pensano? Oppure no? Oppure possiamo dire che anche le altre forme di vita non umane pensano? E a questa domanda ne faccio seguire un'altra. Secondo voi vita ed esistenza sono la stessa cosa? O il fatto che la lingua dei nostri padri, perché entrambe vengono dal latino, sono parole che hanno fatto un lungo viaggio lungo la storia e ci sono giunte praticamente immutate, vita è tale e quale, esistenza quasi. Ecco, il fatto che la mente le abbia invece, la mente dei nostri padri le abbia coniate è per dare espressione a due modi diversi di stare al mondo? Ho fatto queste due domande perché secondo me così, forse così, poi vediamo se funziona o no, perché è la prima volta che parlando di questo mio libro che ho presentato in tanti ambiti, ma è la prima volta che mi viene di prendere questa via. Allora, siccome non è possibile, siccome sono io che ho il microfono e devo parlare io, rispondo io, poi voi vedrete se la risposta che avete sentito sorgere dentro di voi è la medesima di quello che presento io adesso. Bene, secondo me la risposta alla prima domanda è che il pensiero non è esclusivo degli esseri umani. Io ritengo che tutto ciò che vive pensi. Laddove naturalmente occorre che io adesso specifichi che cosa intendo con pensare. Certamente se pensare significa porsi i tre quesiti fondamentali metafisici a cui l'avvocato faceva riferimento, Dio, uomo, mondo, le tre grandi questioni su cui gli esseri umani, a questo punto se pensare è questa cosa è chiaro che è esclusivo degli esseri umani, oppure se pensare è quella cosa a cui Bobbio fa riferimento quando dice che la vera differenza tra gli esseri umani non è tra chi crede e chi non crede, ma è tra chi pensa e chi non pensa, allora anche in questo caso pensare è esclusivo degli esseri umani, ma io penso che pensare anzitutto sia elaborare informazioni. Pensare anzitutto questo è pensare uguale elaborare informazioni. Del resto pensare da dove viene? Dipende quale lingua. Io nel libro analizzo l'etimologia di pensare nelle diverse lingue. Stiamo all'italiano. Per quanto riguarda l'italiano, pensare viene da pesare. Dicono, ho guardato i testi dei filologi, dei linguisti, delle persone, come dire, che fanno di professione questa cosa. Io sono un filologo dilettante, nel senso che amo le parole, filologo proprio nel senso etimologico di uno che ama le parole, il loro significato, le loro radici. Anzi, io credo, apro una piccola parentesi, che un grande esercizio della mente, in ambito cattolico si dice esercizio spirituale, ma a chi di voi non piace questo termine lo può chiamare esercizio mentale, esercizio dell'intelletto, in ogni caso di quella dimensione che pure fa parte di noi e che non è riducibile né al corpo né alla psiche. Io penso che siamo d'accordo su questo, che noi abbiamo un corpo, siamo d'accordo, che noi abbiamo la psiche, penso che siamo anche d'accordo, e penso che forse siamo anche d'accordo sul fatto che noi non siamo riducibili semplicemente al nostro essere corpo e al nostro avere una dimensione psichica, un'emotività, che ci sia qualche cosa di più, no? Anche Odi Freddi, se fosse qui, era qui ieri, se fosse lui dice Dio non esiste, poi adesso ho sentito la democrazia non esiste, ma immagino che invece l'intelletto esista per lui. A che cosa afferisce questa dimensione che fa parte dell'essere umano e che non è corpo e che non è psiche, che chiamiamo intelletto, intelligenza, così? Per chiamarlo, per delinearla, la gente
che ci ha preceduto ha usato il nome spirito, per esempio. In ogni caso, dicevo, pensare se significa porsi queste domande intellettuali e spirituali certamente appartiene solo agli esseri umani, ma io penso che pensare sia anzitutto elaborare informazioni per capire che cosa, e per capire per esempio come mangiare. Il cibo per nessun vivente è lì, pronto, per nessuno, tutti se lo devono cercare, il cibo. I batteri che abbiamo dentro di noi, qua dentro, 1,5 chili di microbioma che ci portiamo dentro e che si nutrono di glucosio e che mandano i segnali chimici alla nostra mente dicendo zucchero, 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 e noi quindi vogliamo gli zuccheri dolci, gelati e così via. Questi lo fanno perché si nutrono di glucosio. E sanno distinguere dov'è il glucosio, quindi elaborano informazioni. Gli alberi che si aprono, le piante che si aprono e si chiudono, gli alberi che gettano le radici alla ricerca dell'acqua di qui piuttosto che di là, lo sanno alla loro maniera dove trovare il cibo. E siccome la vita si nutre di vita, cercare il cibo significa anche non diventare il cibo. La mia tesi, adesso senza entrare nei dettagli, penso che siano chiari gli esempi che ho fatto, la mia tesi è che tutto ciò che vive pensa. Anzi, lo specifico della vita, lo specifico del vivente, di ciò che vive, è il bisogno, anzi la necessità di elaborare informazioni. Se non altro per avere cibo e non diventare cibo, e poi naturalmente anche per la riproduzione, perché i viventi si caratterizzano, ciò che vive si caratterizza A per l'automovimento, B per la nutrizione, C per la riproduzione. E questo non lo puoi fare così d'amblè, devi elaborare informazioni. E questa è la vita, e anche noi in quanto vita elaboriamo informazioni e quindi pensiamo come muoverci, pensiamo come nutrirci. Noi, siccome siamo un po' più complicati dei batteri, oltre che nutrire il nostro corpo, nutriamo anche la nostra psiche. E mentre il corpo lo nutriamo con carboidrati, proteine, vitamine, eccetera, la psiche con cosa la nutriamo? Qual è l'ingrediente? Di che cosa ha fame? Di che cosa ha sete la psiche? La risposta è semplicissima: emozioni. La psiche si nutre di emozioni, e le emozioni noi ce le dobbiamo andare a cercare, quindi elaboriamo informazioni, e quindi guardiamo un film, e quindi facciamo un viaggio, e quindi cerchiamo un amico, leggiamo un libro, insomma tutti ci emozioniamo, ed emozionandoci nutriamo la nostra vita interiore, la nostra psiche. Da questo punto di vista, e poi c'è appunto, ho detto, amicizie, innamoramenti, amori, passioni, tutto ciò che nutre la psiche. Da questo punto di vista, il pensare è del tutto, non so se riesco a essere chiaro, se mi seguite, ma il pensare fino a questo punto è del tutto all'interno di quello che chiamiamo, di cui possiamo chiamare vita, del fenomeno vita, e funzionale al vivere. A muoverci, a nutrirci e a riprodurci. E da questo punto di vista tutti pensano e tutti hanno bisogno di pensare, da questo punto di vista. Qual è la differenza? Dove sorge quel bisogno di pensare diverso che pochi hanno, a cui nell'introduzione dell'Avvocato Passione si faceva riferimento, di cui io parlo nel libro, a cui Goethe e Schopenhauer facevano riferimento? Dove nasce? Nasce quando, non so se in modo razionale o irrazionale, non so se in modo intelligente o non intelligente, non lo so se in modo produttivo oppure in modo improduttivo, non lo so, ma di fatto è così. Alcuni esseri umani concepiscono se stessi non solamente come vita, ma come esistenza. E qui la seconda domanda che facevo. Qual è la differenza? Le parole, ho detto prima, che sono importanti, le parole
soprattutto se sono antiche, contengono luce. Noi le vediamo le stelle adesso? No, perché c'è troppa luce qui, quindi non si vedono, ma ci sono. Le stelle emettono luce e gli astrofisici, decifrando la luce emessa dalle stelle, riescono a comprendere la storia immensa, meravigliosa e insieme spaventosa del cosmo. Quella storia senza la quale noi non saremmo qui, perché noi siamo un prodotto del cosmo, di questa grande fabbrica che si chiama universo. Poi, se lo siamo per caso o se lo siamo per necessità, se lo siamo per un accidente o se lo siamo perché l'universo ci voleva, gli scienziati stessi dibattono, e chissà voi cosa pensate al riguardo, cosa pensate quando guardate le stelle, se vi guardate il cosmo, se vi sentite a casa, tutto sommato, ovviamente con molte virgolette, ma insomma parte di un medesimo organismo, se invece no, se vi sentite strane, se avete paura, se vi sentite ingannati dall'essere qua, non lo so. Gli esseri umani, i grandi artisti, i grandi poeti, i grandi musicisti, i grandi filosofi hanno dato espressione sia all'uno sia all'altro sentimento. Ma in ogni caso le stelle emettono luce. La luce emessa dalle stelle viene decifrata e noi conosciamo la storia cosmica. La stessa cosa avviene per le parole. Le parole emettono luce. Voi direte, e qual è la luce delle parole? Da dove vengono le parole? Da dove vengono? Perché le cose si dicono in una determinata maniera? Io penso che tutto scaturisca dalla pressione della vita, proprio di quella vita che ti chiede di muoverti, che ti chiede di cercare il cibo, che ti chiede di riprodurci, di riprodurti e di non diventare il cibo degli altri. Questa vita che preme su tutti noi, a volte è una pressione benevola e la senti come una carezza, magari persino come un bacio, a volte invece è una pressione nemica, avversaria, e la senti come un graffio, come un pugno, come un morso. La vita in ogni caso preme e noi non possiamo spostarci. Dici esco, come se la vita fosse un tram, e dice scusi, lo ferma, devo scendere. Non lo possiamo fare. Lo possiamo fare col gesto estremo, chiaro. Qualcuno lo fa. Michael Stetter, per esempio, che è stato citato prima. E chissà dove va, se trova un altro tram, se va nel nulla, nessuno lo sa. Ma dice, voglio scendere. Ma normalmente gli esseri umani normalmente non lo fanno questo. Stanno male, ma preferiscono, come dire, sanno che non... che di là sarebbe peggio, e quindi continuano a viaggiare su questo. Quindi la pressione della vita su tutti noi c'è e continua. Allora tu hai la pressione della vita. Cosa crea questa pressione? Crea impressioni. E queste impressioni, proprio come se fosse la pressione di un torchio che tocca il foglio di stampa, e toccando il foglio di stampa imprime i caratteri, impressioni, così la pressione della vita tocca la psiche, il sentire, il senso, i sensori che la vita ci ha dato, e crea impressioni. Poi cosa succede? Cosa è successo? Migliaia e migliaia di anni fa è successo che una specie, tra le tante specie animali, una specie è stato dato la possibilità di sviluppare il linguaggio. E questo linguaggio che cos'è? E questo linguaggio sono le espressioni delle impressioni che la pressione della vita ha suscitato di noi. Quindi hai pressione della vita, impressioni, espressioni. E per questo le parole più sono antiche, più contengono luce, lo diceva già anche Wittgenstein tutto questo, e i filosofi, quelli che fanno
che veramente vogliono pensare nel senso professionale del termine, di questa cosa si rendono conto e lavorano sulle parole. Il primo è stato, perché lo sappiamo già, Platone col Cratilo ha fatto tutto un dialogo, tutta un'opera dedicata all'etimologia delle parole. Già allora, 2500-400 passa anni fa, già allora si sentiva l'antichità delle parole. Pensiamo adesso, pensiamo oggi come questo lungo viaggio, e quindi le parole contengono luce, certo, qual è questa luce? Quella della scintilla, no? Tra la pressione della vita e la vita stessa, i viventi. Quindi il filologo, l'amico delle parole, è colui che sa svelare la luce che contengono. Ebbene, tutta questa è la premessa, torniamo al pensare, per dire che se la parola esistenza è stata coniata è per dire che in alcuni esseri umani, ripeto, non so se in modo intelligente o non intelligente, produttivo o non produttivo, biologicamente interessante oppure no, non lo so, o meglio, io lo so, ma insomma, io capisco anche la posizione contraria, in alcuni esseri umani è sorto il bisogno di fare un passo avanti, in avanti rispetto alla semplice vita, al semplice movimento, al semplice cibo e alla semplice riproduzione. Existere, esistere viene da existere, ex significa molte cose in latino, ma in questo caso significa fuori. Sistere, infinito del verbo sisto, significa porre, porsi. Ex sistere. Io faccio un passo in avanti, mi pongo fuori. Da che cosa? Mi pongo fuori da quelle tre catene, diciamo, il movimento, la nutrizione, la riproduzione, alle quali sono necessitato vivendo. Mi pongo fuori e ponendomi fuori comincio persino a guardare me stesso in modo diverso, perché mi guardo come dall'alto, no? Cioè, nella misura in cui io sono semplicemente solo legato alle mie tre domande, cioè bisogno di muoversi, bisogno di cibarsi, io sono prigioniero del mio ego. E anche se faccio le cose più importanti, faccio i lavori più significativi, scrivo i libri più importanti, sono sempre, come dire, prigioniero di questo ego che ricerca sempre solo vorace cibo, e quindi è vorace, e quindi è sempre io uguale io, e non si guarda mai dall'alto, non c'è mai niente di più importante di sé che lo fa, come dire, osservare e quindi giudicare, e quindi migliorare, e quindi... No, il mondo comincia nella fortezza dell'ego, finisce nella fortezza dell'ego, e ha importanza tutto e solo nella misura in cui io posso dire io. Chi esiste in questa prospettiva fa questo lavoro di uscita e comincia anche a guardare se stesso. Diversamente si guarda dall'alto e capisce, per esempio, che oltre al suo bene... particolare, avrebbe detto Guicciardini, oltre al suo particolare esiste anche il bene suo, e tutti mettono insieme queste cose, uno dice: ma guarda, allora c'è anche il bene comune, non c'è solamente il bene privato, c'è anche il bene comune. E poi uno sale e non solo sopra la comunità umana, ma salendo sopra la testa e sopra di sé, e sale sopra la propria città, sale sopra il proprio, la propria nazione, vede le altre nazioni e comincia a pensare che gli stati allora magari possono essere, che quei problemi che abbiamo noi li hanno anche gli altri, e si comincia a pensare a un certo maniera diversa di stare insieme. Poi si sale sopra gli stati e si sale sopra la terra e si vede quanto è piccola la terra, e allora ci si chiede che cosa siamo al cospetto del cosmo. E poi si sale sopra il sistema solare, noi con la mente lo possiamo fare, e vediamo come piccolo anche il sole, e vediamo come piccola la nostra galassia, e poi vai, e poi è tutto piccolo, è tutto nell'immensità delle cose, e da lì sorge il bisogno di pensare: che cosa sono io, che cos'è questa mia mente che oltre a cercare cibo
ed emozioni e riconoscimenti, come più o meno fanno tutti i viventi, anche gli animali fanno così, avranno un cibo diverso, un riconoscimento diverso, ma insomma il maschio alfa ce l'hai nel gruppo e ce l'hai tra gli esseri umani, quello è, insomma, le medaglie, le cose, poi possono essere diverse a seconda dei contesti e delle cose, decorazioni, belletti, balletti e tutte queste cose, insomma, per alimentare la fama di se stessi, tutti questi. Ecco, comincia a vedere che c'è qualcosa che vale di più. E ti poni quelle domande su di te, su che cosa veramente vale, al di là di quello che il tempo corrode. Il tempo tutto toglie e tutto dà. Dà, ma quello che dà poi lo toglie. C'è qualcosa che invece non verrà tolto? E uno dice, gli viene in mente magari la parola di Gesù che diceva: a che serve a un uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E uno capisce che magari quel viaggio sopra di sé, quella esistenza, questo movimento l'ha fatto non perché lui è particolarmente buono, ma l'ha fatto perché si è sentito attratto da qualcosa che è fuori di lui. Che cosa attrae? Che cosa rende possibile a un essere umano questa uscita da sé, questo guardarsi come dall'alto, questo guardare le cose? Che cosa attrae? Come lo chiami questo attrattore, questa attrazione? Dice Platone, direbbe la bellezza, che è l'unica idea visibile. Oh, ma direbbe anche la giustizia, ma direbbe anche Otseos, il Dio, direbbe. Qual è questa cosa che come la chiamate voi, questa realtà che alcuni sentono che li strappa dal loro ego e li fa innamorare, diciamo così, di qualcosa di più grande? Ecco, io ho tentato di dare voce a queste cose scrivendo il libro Il bisogno di pensare, ho tentato di fare questo lavoro. Poi ho anche fatto, adesso non sto, perché sennò vi annoio a dire tutto quello che c'è nel libro e così via, poi quello voi vedrete se come. Però un'altra cosa dico e poi concludo, così poi facciamo domande, c'è un dibattito. Dico che nel mio libro, oltre al bisogno di pensare, che si motiva in base a quello che ho detto, c'è anche un altro, c'è un capitolo verso la fine a cui io do molta importanza, che si intitola Il bisogno di non pensare. Perché io sento a volte dentro di me anche questo bisogno, il bisogno di non pensare. E perché la vita non è solamente porsi i pensieri. A volte uno è contento quando dice mi tolgo il pensiero. Perché a volte i pensieri sono fastidi, sono ossessivi, sono ossessioni. Sono fissi, fissazione, pensiero fisso, fissazioni, prigioni. E poi vi posso dire una cosa? Appena il campanile finisce. Provate a non pensare se ci riuscite. Questa è la domanda. Provate. Provate la vostra mente a bloccare la vostra mente e a dire adesso io non penso, non penso. Provate a mettervi nel chiuso della vostra camera e a dire adesso sto 10 minuti senza pensare a niente. Poi vedrete che dopo poco, magari riuscite i primi 10 secondi, e dopo i pensieri arrivano, e uno non e arriva, e ti vengono in mente delle cose che uno non. E non solo non riesci 10 minuti, ma neanche uno. Beh, certo, poi se uno è educato al riguardo, comincia ad allenarsi, comincia ad avere una disciplina mentale, insomma, fa quel lavoro della meditazione nel senso proprio potente del termine, beh, allora riesce, non solo 10 minuti, riesce anche un'ora, riesce seguendo il respiro a mettersi in asse e a non pensare e a liberarsi, a purificarsi e a pulirsi.
Vi ho detto questo perché, vedete, non penso che il pensare sia qualcosa che riguarda solamente le persone pensose e gli intellettuali che si devono porre le domande fisiche e metafisiche e dire e scoprire chissà quali cose, anche, ma c'è un livello della cura, della custodia, del nutrimento della nostra attività mentale che chiamiamo pensiero, pensare, che riguarda tutte le persone e che è molto vicina a quella autenticità, a quella quiete, a quella pace profonda che a volte nella vita si può ottenere e che secondo me è uno dei tesori più preziosi, dei tesori più preziosi. A me è capitato, penso sia capitato anche a voi, è capitato a tutti di incontrare persone che noi chiamiamo importanti e che magari qualcuno invidia perché sono di qui, perché sono di là, perché hanno chissà quante ricchezze e onori e di vederle assolutamente non nella pace, assolutamente non serene, imprigionate dal loro stesso personaggio, dal loro stesso personaggio. E a che serve il mondo intero? Guadagnare un uomo, guadagnare il mondo intero, le prime pagine dei giornali, se poi perde la propria anima. Di cosa stiamo parlando quando parliamo della propria anima? Voi potete credere o no all'anima immortale, ma io adesso vi sto dicendo che si tratta della quiete, della pace interiore, di quella cosa che, come dice il Salmo, in pace mi corico e subito mi addormento, di quella cosa che ti dà questo senso di leggerezza e di autenticità, di verità, come il profumo del pane fatto in casa, di quella cosa vera, vera. Io penso che sia la cosa più importante, e lo ripeto, se per ottenere chissà che cosa si rinuncia a questa cosa, a questa dimensione, si perde la vera musica della vita. Quindi io quando parlo di pensare, non parlo nel mio libro, Il bisogno di pensare, non parlo solo di qualcosa di intellettuale, ma parlo di quell'energia che ti fa camminare in equilibrio sulla fune della vita. Laddove, attenzione, sono due cose importanti, perché il camminare è un'azione dialettica, come tutte le cose importanti della vita, cioè nel senso che scaturisce dalla contrapposizione, dalla mediazione di due forze contrapposte. A maggior ragione se stai camminando sulla fune della vita, perché hai la forza dell'equilibrio, per cui devi stare in equilibrio, e quindi è qualcosa di statico, e al contempo hai una forza dinamica che ti porta in avanti, perché se stai fermo dopo pochissimo cadi, e quindi devi avere qualcosa che ti tiene in equilibrio, una forza per così dire statica, e qualcosa invece dinamica che ti manda in avanti. E vi sto dicendo che nella vita, in tutte le cose della vita, noi abbiamo bisogno di queste due forze, abbiamo bisogno di una forza che ci mette in asse, che ci dà appunto equilibrio, e abbiamo bisogno di una forza che ci spinge. Abbiamo bisogno di una regola e abbiamo bisogno di una passione. Ecco, regola e passione. Se hai la persona troppo regolata, troppo regolare, è troppo. Se hai una persona troppo appassionata, troppo indisciplinata, è troppo, perché cade. Quella cade perché non si muove, quell'altra cade perché si muove troppo. E la vita è invece questo equilibrio, questa armonia, ecco la parola più bella. La parola più bella che io riesco a pensare, se dovessi dire con una parola sola qual è il senso dell'essere qui, che è armonia. Perché dice esattamente l'armonizzazione, l'unità, l'aggregazione, la capacità di unire ciò che di per sé è contrastante. Perché voi non avete armonia se non avete contrasto. Eraclito, frammento 24, la più grande armonia si dà dall'unione dei contrasti. Se non avete la più forte opposizione non avete armonia. Ma se avete solo forte opposizione senza avere armonia avete la disgregazione. E allora sono le due cose insieme che vanno tenute. Armonia,
che noi italiani scriviamo senza H. La scriviamo senza, a proposito delle parole, no? E dell'insegnamento delle parole. Noi la scriviamo senza H, ma i latini, i nostri padri, come la scrivevano, armonia? La scrivevano con l'H. E gli inglesi come la scrivono, armonia? E i tedeschi e i francesi come scrivono armonia? Con l'H. Noi diciamo, noi non vale un H e quindi l'abbiamo persa, ma... E voi direte, beh, che cosa vuol dire questo? Perché c'è l'H? Perché la parola che sembra dolciastra ai nostri occhi, armonia, un po' troppo dolce, un po' troppo... La parola coniata dalla lingua greca, alla quale noi dobbiamo, non tutto, perché è esagerato dire tutto, ma buona parte della nostra capacità di essere profondi, se siamo profondi, se siamo grazie a quel lavoro che in Grecia è stato fatto tra il VI e il primo, secondo secolo dopo Cristo, VI avanti Cristo, quella grande filosofia classica, dico fino a Plotino, ecco, secondo secolo dopo Cristo, secondo, terzo, cominciando con appunto il VI secolo con i filosofi presocratici. Dobbiamo a loro tantissimo, ancora noi viaggiamo sulle spalle di questi grandi maestri. Ebbene, la parola armonia ha lo spirito aspro. Le parole in greco, quando cominciano con la vocale, hanno lo spirito, che può essere dolce o può essere aspro. E come voi lo immaginate la parola armonia? Certo, armonia non può che avere lo spirito dolce. E invece no, è aspro. Ma sarà un caso? Sarà un caso che la lingua, che la mente, sentendo la pressione della vita, ha coniato questa espressione, armonia, con lo spirito aspro? Perché armonia è il frutto di lavoro. E il lavoro è sempre qualcosa che ti crea fatica, asperità, asprezza. Poi puoi essere anche contento, naturalmente, di lavorare, è molto bello lavorare, ma senza fatica non si fa niente. Anche Leonardo lo diceva nelle sue cose, Dio dona a noi i beni per prezzo di fatica. Il grande, grandissimo Leonardo. Tanto grande in tutto quello che faceva, comprese le prose, ha dei pensieri formidabili. Ebbene, tutto questo sto dicendo perché noi siamo chiamati appunto a porre armonia, secondo me, voi pensate come volete, naturalmente ognuno ha la sua filosofia di vita, ma la mia filosofia di vita è quella che pone esattamente nell'armonia, ma armonia è spirito aspro. Quindi vuol dire dialettica, quindi vuol dire contrasto, quindi vuol dire fatica, quindi vuol dire polemica, a volte polemos, ma sempre solo finalizzato a una più alta armonia. E naturalmente per fare questo il pensare, la coltivazione del pensiero su di sé, sui propri pensieri, sui propri incubi, sulle proprie ossessioni, sulle proprie idee, ci sono idee che possono dare luce, ce ne sono altre che possono toglierla. C'è una maniera di credere in Dio che può essere qualcosa di luminoso, c'è una maniera di credere in Dio che può essere qualcosa di tenebroso. E allora come credi? Oppure come non credi? C'è una maniera di non credere in Dio che può essere luminosa, c'è una maniera di non credere in Dio che può essere tenebrosa. Quello che è importante è la luce che uno genera, non le idee che professa a parole, ma la luce che uno genera col suo essere, col suo stare. Questo è veramente decisivo. E per fare questo bisogna appunto pensare, bisogna pensarsi, pesarsi appunto. La parola pensare in italiano viene da pesare. Tant'è che quando di una cosa noi non la possiamo pensare, diciamo che è imponderabile, cioè non ha un pondus. E possiamo anche dire pensare, ponderare, sto ponderando, oppure sto soppesando, tutte maniere per dire sto esercitando il pensiero in maniera attenta. Va bene, chiudo qui, spero con queste poche parole, non sono state neanche poche, quindi non voglio essere retorico, con queste parole che ho detto spero di aver...
così, di avervi dato un'idea di qual è la, di qual è stato l'obiettivo teoretico e soprattutto pratico che il mio libro, Il bisogno di pensare, ha voluto raggiungere. Grazie dell'attenzione. Grazie tante, veramente. Vito, allora una chiosa, poi do la parola a Francesco Corsi che mi accompagna in queste serate con Tremolesi. Citando Baricco, a volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. Prego. Bene, Aristotele nel libro Gamma della Metafisica diceva che il pensiero si fonda sul principio di contraddizione. Chi non rispetta il principio di contraddizione, cioè che dire che ha è A e non può non essere qualche cos'altro, non può essere qualche cos'altro, quindi A è A e non è non A, e diceva, aggiungeva che chi non tiene conto di questo principio è simile alle piante. Ora invece colpisce questa tua visione del pensiero come così estesa alla vita intera. Quindi è emerso che tutti gli esseri viventi pensano perché in qualche modo si programmano, in qualche maniera hanno dentro di loro una tendenza alla forma, sempre citando Aristotele, una entelechia, un'energia. Però ecco, il pensiero, la filosofia, per Aristotele nasce dalla meraviglia, per i grandi filosofi nasce dalla meraviglia, cioè il meravigliarsi per il mondo e quindi un acquisire un punto di vista esterno a questo mondo in modo da poterlo osservare. Esatto, in modo da, cioè della serie, la meraviglia ti fa prendere distanza dal mondo e ti fa capire che tu sei nel mondo come un ente particolare, diverso da tutti gli altri. Mi piace molto invece questa idea di un pensiero, come dire, totalizzante, che abbraccia una totalità e che è in qualche modo divino. Mi piace molto e volevo domandare questo: possiamo trovare un parallelismo tra la via logica del pensiero cui fa riferimento Aristotele, quel pensiero del logico, della logica che costruisce in base a delle regole appunto logiche? Possiamo trovare un parallelismo tra questo pensiero logico e invece quella dimensione, potremmo dire, alogica, pre-logica, che è quella, possiamo dire, dell'amore che lega un po' il tutto, o chiamiamolo essere, o chiamiamolo totalità, chiamiamolo vita che abbraccia il tutto? Possiamo trovare un parallelismo con la dimensione che ha scoperto Jung, ma anche Freud, insomma, tra sfera conscia e sfera inconscia, cioè come se la sfera conscia fosse la nostra sfera razionale del pensiero organizzato e invece la sfera inconscia la sfera dell'intuizione, della prelogica, della decostruzione, della passione che emerge, per cui poi hai detto che l'armonia sta in questi contrari che trovano il loro equilibrio perfetto, cioè nel perfetto equilibrio tra le passioni che pulsano e invece la ragione che ordina ed equilibra queste passioni. Possiamo trovare un parallelismo in quello che diceva Jung, nella scoperta di Jung, nell'analisi di Jung tra della sfera dell'inconscio, quindi di tutta la dimensione onirica che ci guida nelle scelte di vita, che ci accompagna tutte le notti, perché di giorno viviamo più forse dimoranti nella sfera conscia e poi di notte sprofondiamo invece in questo mare magnum che a volte ci fa venire anche gli incubi. Ecco. Beh, grazie della... Cosa succede? Grazie della domanda, dell'intervento. Io vorrei dire una cosa prima,
Parallelismo dobbiamo trovarlo, tra l'altro, cioè dobbiamo trovare più che parallelismo, armonia proprio tra le nostre dimensioni. Quindi il compito del pensiero è esattamente quello di cercare queste cose. Io penso che sia sbagliata sia la via, dico una cosa ovvia adesso, ma sia la via di chi ritiene che tutto possa ridursi a logica e disprezzi questa dimensione illogica o alogica di ciò che appunto Freud e Jung chiamavano inconscio, sia naturalmente quello di chi non dà nessuna importanza alla logica, di chi disprezza la dimensione logica, diciamo fredda, calcolante del vivere, perché le due cose vanno tenute insieme. E tra l'altro i neuroscienziati ci dicono che anche la nostra mente, il nostro cervello è fatto proprio in modo da avere un emisfero che si dedica più a una dimensione e un altro che se ne dedica più a un altro. Comunque, prima ancora che di questo, io vorrei dire qualcosa sulla contraddizione. Che cos'è questo principio di non contraddizione? Cioè, la vita lo rispetta? Cioè, lasciamo perdere la dimensione dei filosofi accademici che si riuniscono nelle classi e che dibattono e che giustamente fanno in modo che da A consegua B e da B C, e tutto va bene questo. È giusto questo lavoro, io l'ho fatto ed è bello ed è importante, non è? Ma a che serve se non è a servizio della vita? Il pensiero, quando è vero, è pensiero della vita, è servitore della vita concreta. Io ne conosco troppi di pensatori abilissimi, appunto, in questo momento di elaborazione di pensieri, anche di scrivere cose del genere, e poi assolutamente incapaci di vivere, e che rendono la loro vita e quella delle persone che stanno a loro accanto, non dico un inferno, perché vabbè, ma certamente neanche un paradiso, proprio persone tanto abili nella dimensione dialettica, nel senso proprio usuale del termine, quanto inabili nella dimensione esistenziale. E dico filosofi per dire in generale, intellettuali, persone che... Quindi l'obiettivo è sempre pratico, è quella quiete, quella serenità, quella pace. E allora, se questo è, che cosa è, come si comporta la vita rispetto alla contraddizione? E ho fatto tutto questo ragionamento perché io sono convinto in questo caso che Hegel... sul quale ho fatto il dottorato di ricerca, insomma l'ho studiato abbastanza, la prima proposizione del giovane Hegel dell'agosto 1801, che lui consegnò, dalla prima di 10 tesi che lui scrisse in latino, sia di una verità, di una chiarezza, di una limpidità che per me è come una stella nel cielo, è una di quelle frasi che mi accompagna spesso per capire le cose e come muovermi. E questa prima frase è la seguente: contraddictio est regula veri, non contraddictio falsi. La contraddizione è la regola del vero, la non contraddizione del falso. Se tu hai a cuore non la vita, ma il sistema, la dottrina, il catechismo, il libretto rosso dei pensieri, le ideologie di vari tipi, no? Tu alla fine confezionerai un pensiero non contraddittorio, limpido, tutto funziona, così come quelle città che vengono fatte costruire dal potere politico dall'oggi al domani, dal miglior architetto, gli dice costruiscimi la capitale. E voi vedete queste capitali costruite dall'oggi al domani, dove tutto è logico, dove tutto è squadrato, dove tutto funziona. Cosa manca in queste città? La bellezza. La bellezza di un canale di Venezia, che è stato fatto invece lungo i secoli in maniera caotica, in maniera... e quindi spesso illogica.
vi sto dicendo che la contraddizione, secondo questa frase di Hegel, poi lui non fu sempre fu fedele a questo, e giunse poi, ma adesso non dobbiamo parlare di lui, e giunse poi a un sistema panlogico e tutto quanto, ed è la ragione per la quale io non sono hegeliano, non sono mai stato. Ma questa frase di Hegel, diciamo ancora giovane, ancora non hegeliano, in un certo senso, quindi più kantiano, quando era sotto l'influsso di Kant, questa frase che si può concepire pensando alla critica della ragion pura e alle antinomie della dialettica della ragion pura, ecco, questa frase dice esattamente che cosa, qual è il movimento della vita, che è la contraddizione. La vita si contraddice. Che è perché la vita è vita ed è morte. Già solamente il fatto che la vita, per esserci, si nutra di vita e quindi di morte degli altri, non è qualcosa di contraddittorio. La vita si nutre di vita. Noi parliamo poi dello sviluppo della vita psichica. Pensate a quando eravate ragazzi, come avete dovuto contraddire i vostri genitori e dire dei no potentissimi per essere diversi, per essere voi stessi. Pensate ai no che adesso magari noi riceviamo, dico noi, per dire, che qualcuno riceve dai figli. Ma sono esattamente quelle contraddizioni che pensate che cos'è la storia politica. Come gli stati si formano, gli stati nazionali, dalla disgregazione di altri, imperi che disgregano gli stati, stati che disgregano gli imperi. Pensate alla storia economica, anche nel pensiero c'è tanta polemica, nel senso proprio della dimensione di polemos, nell'arte. La volontà di fare una cosa in una maniera e la volontà di superarla, di contraddire, va bene, insomma. Io penso che questa è la dimensione proprio contraddittoria. E quindi noi, quando parliamo del principio di contraddizione, dobbiamo intenderlo, secondo me, in senso proprio così, di questa logica mediante cui la vita stessa si muove. E poi è chiaro che a questo punto noi dobbiamo porre a noi stessi delle domande: che cosa mi fa muovere? Perché io sull'inconscio, cosa volete che dica sull'inconscio? È inconscio. Io poi non sono neanche uno psicanalista, quindi ci credo naturalmente, non è che ci credo, lo vedo anche dentro di me, cioè è interessantissimo, tra l'altro. Quindi non è che. Però io dove posso dare un contributo al nostro pensare è sulla dimensione conscia della nostra vita, e quindi sulle emotività, sulle emozioni, sulle motivazioni. E qualcuno può chiedere: ma io perché dico questa cosa? Perché prendo questa decisione? Qual è il mio tesoro? Che cosa cerco? Qual è il mio obiettivo? Che cosa voglio veramente? L'inconscio rimarrà sempre inconscio, ma noi potremmo però portare a chiarificazione un po' di più il conscio. Questo lo possiamo fare, cioè portare proprio a fare un lavoro su noi stessi, sui nostri pensieri, sul nostro linguaggio. In questo io penso che quella pratica che si chiama esercizi spirituali sia importantissima. Poi uno lo può fare perché è credente, per unirsi a Dio, l'altro lo può fare da non credente, per unirsi a se stesso, per togliere quelle fratture, per capirsi, per purificarsi. E un credente lo può fare per l'uno e per l'altro, per unirsi a Dio e unirsi a se stesso, sia chiaro. Non è che le due cose sono in contraddizione, anzi. Io penso che ritrovare in profondità il proprio sé significhi ritrovare in profondità la verità che ci ha, secondo me, adesso io parlo dal mio punto di vista, Sant'Agostino, e chiudo la risposta per come è stata una risposta. Sant'Agostino scrive nel De Vera Religione 39-72: in interiore homine habitat veritas, cioè dove sta la verità? Nell'uomo interiore. Quindi quando tu tocchi l'uomo interiore, poi può essere non credente o non credente tu, ma quando tocchi la verità di te stesso, hai a che fare con qualcosa che è vero, e il vero ha a che fare, qualunque cosa si dica con questo, ha a che fare col divino. Quindi io dico quindi che dobbiamo far diventare sempre più conscio, nel senso sempre più consapevole la parte conscia di noi, sempre più consapevole, senza traumi, senza
con molta dolcezza anche nei confronti di noi stessi, delle nostre paure, con molta dolcezza, con un sorriso anche, guardandoci dall'alto, senza troppa severità, ma al contempo senza il contrario della severità, senza troppa indulgenza. Ecco, far diventare sempre più consapevole la nostra vita, questo penso che sia importante. Chi vuole fare domande, chi ha domande in serbo per il professore, alzi la mano. Poi ricordo gli appuntamenti, poi continuiamo la serata. Domani sera ci troveremo qui con gli amici del Rotary per la presentazione del libro L'opera collettanea, molto bella, Le sette meraviglie dell'Unigiana. Poi ci troveremo il 27 di luglio con Gianluigi Paragone, il 29 con Diego Fusaro, il 30 con Piero Chiambretti. Poi vi aggiorneremo anche su quelli successivi. Tornerei a quella bellissima epigrafe di un tuo libro di qualche anno fa. Allora, ma che cos'è in fondo questa vita che se ne va e non sappiamo dove? Ecco, porsi questa domanda è parlare con Dio. E allora a me viene in mente Jacques Derrida, che è un po' il filosofo della decostruzione, la filosofia contemporanea deve molto anche a Derrida, il quale dice che non c'è bellezza senza finalità. Ecco, su questo punto volevo un tuo intervento. Non c'è bellezza senza finalità, e Kant dice esattamente il contrario, che il vero giudizio estetico è proprio quello che è privo di finalità, che vede il bello per il bello, perché il bello è l'unico fine. Simone Weil pure dice che il bello è l'unico fine, non è... Cosa devo dire io? Io non so se voi vi chiedete, penso di sì, che cosa, qual è il fine? Cioè, tra l'altro, se c'è oggi una delle parole proprio tabù, assolutamente tabù, nel pensiero contemporaneo, in particolare nel pensiero che dialoga con la scienza, esattamente la parola fine, teleologia. No, teleologia, chi parla più di teleologia? L'idea che esista uno scopo, un fine nella natura. Mentre tutto prima tendeva a un fine, per Aristotele, visto che hai citato Aristotele, per Aristotele voi una cosa la capite a partire dalle quattro cause. È una di queste quattro cause, cioè di una delle quattro motivazioni che fa sì che un oggetto sia tale, una di queste è la causa finale. Quindi c'è un chiarissimo fine e tutto si muove per seguire un fine. E questa era l'idea di un cosmo rotondo, giardino, conchiuso, ordinato, cosmo, cosmetico, cosmesi, bello. Decostruzione, appunto, ma filosofia col martello, a partire dal Novecento, ma pensate che cos'è nell'arte, pensate Picasso che a 15 anni disegna come Botticelli, Raffaello, Rembrandt e che poi si mette a fare delle cose come le signorine di Avignone e poi altre cose, le pitture cubiste, che cioè, dire che siano belle, uno può dire è arte, va bene, ma che siano belle, che abbia questa bellezza, è difficile. Non so se voi riuscireste ad averlo nella stanza da letto, certi quadri così, perché magari sì, ma allora l'inconscio, no, non lo so che cosa. E perché questo avviene? Non è forse, ma dico Picasso, ma vogliamo parlare di musica? Che cos'è questa inimicizia verso la musica tonale? Che non so se qualcuno di voi sa che Karlheinz Stockhausen, dopo l'11 settembre del 2001, disse che quell'attentato a New York era l'opera d'arte più bella che mai la mente umana potesse concepire. Sto parlando di uno, come dire, dei musicisti più importanti del Novecento. Che tipo di arte aveva in mente? Che tipo di bellezza aveva in mente uno che... una bellezza... Quindi il discorso bellezza, il discorso finalità è veramente complicato. Io vedo che noi esseri umani abbiamo sostenuto tutte le tesi. Le abbiamo sostenute tutte. Che il mondo è un cosmo ed è bello, è un giardino, che invece è qualcosa di orribile. Abbiamo sostenuto che la vita ha un senso, che non ce l'ha. Abbiamo parlato di noi stessi in tutti i modi possibili: scimmia nuda, canna pensante, copula mundi, figlio di Dio, polvere, volontà di potenza,
gene egoista. E chissà se a mettersi ancora qui anche voi a contribuire, quante definizioni ancora potremmo dire, in che maniera noi abbiamo parlato di noi stessi. Ah, pensate per esempio a cosa diceva Plauto, famosissima frase dell'Asinaria: homo homini lupus. E questa tutti la conosciamo, probabilmente non tutti sapete, magari sì, ma che 20-30 anni dopo un altro commediografo latino, che si chiamava Cecilio Stazio, contro Plauto scrive Homo homini Deus. La prima frase Homo homini viene ripresa da Hobbes soprattutto nella filosofia moderna, e la seconda viene ripresa soprattutto da Spinoza e più ancora da Feuerbach. E chi ha ragione? Chi dice che noi per gli altri siamo qualcosa di bestiale, con le zanne, gli artigli? Oppure chi pensa che siamo qualcosa di celestiale, qualcosa addirittura di divino? Voi quando pensate agli altri esseri umani, in che termini li pensate? E quindi vedete che dire la finalità, la bellezza, la finalità, c'è un fine, sono domande così, che entra in gioco necessariamente, non voglio dire la fede, voglio dire il sentimento, di cui la fede è un'espressione, perché vedete, la fede in Dio è, secondo me, l'espressione del sentimento ottimista, di chi rispetto al proprio essere nel mondo pensa che questo esserci abbia un senso, sia all'interno di un disegno più grande, abbia un'origine e abbia anche una meta, che è vero che c'è un'odissea dentro la quale siamo buttati, ma c'è Itaca e arriveremo a Itaca. E questa è la fede. Poi può essere fede cristiana, può essere fede ebraica, può essere fede musulmana, può essere fede indù, può essere fede buddista, ma tutte i jainista, eccetera, tutte le religioni comunque sono, come dire, consonanti nell'annunciare agli uomini, ciascuno a sua maniera, la salvezza, cioè l'esistenza da Itaca. Poi la chiami nirvana, la chiami paradiso, la chiami, non so come si dice paradiso in arabo, ma insomma quel paradiso arabo che fatto in musulmano fatto in una determinata maniera, ma in ogni caso quello è. E quindi c'è un fine. Io, e concludo la domanda sulla provocazione della frase di Derrida, io dico che il fine della mia vita, quello che io tento di dare al mio esistere, è quello di essere in funzione della mente e del cuore. Perché, vedete, a me spesso viene da pensare alla storia cosmica, spesso mi viene da pensare all'esplosione, alla grande esplosione avvenuta all'incirca, se sono veri i dati che gli astrofisici ci attestano, però insomma sembra proprio che ci siano anche tutta una serie di attestazioni empiriche al riguardo. E pensare che questa storia cosmica, attraverso una serie di evoluzioni, abbia prodotto il mio cuore e la mia mente, e il cuore e la mente degli altri naturalmente, e beh, tutto questo per me è fonte di emozione e mi dà anche un senso, come dire, di essere degno di questo lavoro. Non so se capite che cosa intendo dire. Vedete, io penso che ciascuno dovrebbe rispondere a questa domanda: qual è la mia emozione vitale? La mia emozione vitale, cioè proprio quella cosa che mi muove, emozione. Veniamo sempre alle parole, perché si dice emozione? Moveo. Moveo vuol dire muovere e in questo caso vuol dire da. Quindi smuovere. Emozione è ciò che smuove, tu sei fermo e c'è qualcosa che ti smuove. E siccome la vita anzitutto è movimento, noi abbiamo bisogno delle emozioni per smuoverci. Senza emozioni siamo depressi. Le emozioni ci smuovono, E allora, dici, qual è la mia emozione vitale?
Io penso che certo che la finalità, certo che la bellezza siano cose decisive, è proprio questa, forse la bellezza ancora più che la dimensione del fine, perché la bellezza è vera e senza finalità, secondo me. È come quel distico di Silesio che dice: la rosa fiorisce senza perché, che tu la guardi non cura. Non si cura che tu la guardi o non la guardi, non è come certe persone che si fanno belle perché gli altri li guardano e se non vengono guardate sfioriscono. No, la rosa è bella e gode della sua bellezza, che tu la guardi non si cura. Cioè, ha la entelechia. Entelechia è una parola che è stata citata prima, è una delle parole più brillanti che Aristotele ha coniato, vuol dire avere il telos in se stesso, a proposito di finalità. Telos, finalità, entelechia, cioè che contiene il telos in se stesso, cioè è fine a se stesso. E io penso che questo sia il senso della vita spirituale compiuta, quello interiore homine habitat vera, sei dentro di me che c'è la verità. Naturalmente non è il mio ego che è vero, non è il mio vero, il mio ego che è il mio io, perché sarebbe la più grande prigionia, ma è quella dimensione dove l'io depone se stesso e coincide con il grande sé, e coincide con il divino, secondo me. Dove è ciò che ha portato gli esseri umani a pensare di se stessi come figli di Dio, come provenienti da una dimensione ulteriore, quella dimensione che, sapete, e chiudo la risposta, sapete, cioè, hanno trovato ormai qualche decennio fa in vicino Vibo Valentia una laminetta, alcune laminette orfiche d'oro, laminette nel senso proprio di lame lunghe così, nelle tombe, perché i defunti avrebbero dovuto, grazie a queste laminette, ricordarsi le parole da dire una volta giunti nell'aldilà. E su una in particolare, c'è anche l'indicazione del percorso, si dice che si arriverà e si troverà un cipresso verde, poi ci sarà un cipresso bianco, poi una fontana dalla quale non bisogna bere, e poi quando invece c'è il cipresso bianco allora c'è un'altra acqua, lì si dovrà bere, e poi allora si apriranno a un certo punto misteriosamente dei passaggi, e in questo passaggio allora l'anima finalmente si troverà di fronte al Dio o al messaggero del Dio e dovrà dire: sono figlia del cielo, sono figlia della terra, sono figlia del cielo e della terra, ma il mio vero gene è celeste. Sono figlia della terra e del cielo stellato. Ecco, sono figlia della terra e del cielo stellato, ma la mia vera origine è celeste. Ma la mia vera origine, il greco è genos, proprio la mia genetica, genos, i miei geni, la mia è celeste, uranion, cioè ha a che fare col cielo. E quindi capite questa idea che è cristiana, che è pagana, che è buddista, che è questa idea Atman, pensate agli induisti che hanno l'idea dell'Atman, che è il nostro spirito vitale, che è uguale a Brahman, che è il grande Dio, il divino. Cioè la mia vera interiorità, nella misura in cui ne divento degno, è uguale al divino. Io penso che la finalità sia questa, quella di questa, vi ho parlato di questo perché è la mia emozione vitale, cosa volete? La mia emozione vitale è scoprirmi qualche volta degno di questa grande logica, di questo grande Atman. Atman è una parola che significa anima, significa spirito, ma sapete in tedesco come si dice respirare? Si dice Atman. E questo dice, e Atman vuol dire anche respirare, questo dice l'unione, il legame tra le lingue indoeuropee, quindi atmosfera, noi stessi, la sfera dell'Atman, noi possiamo respirare, siamo dentro qui in quest'aria che ci nutre, senza la quale moriremmo in questo stesso istante, senza questa possibilità di atmosfera, e questa è la sfera dell'Atman. Ma questa è l'emozione grande, vitale, pensarsi all'interno di una sfera che è Atman e che è anche spirito. Perché questa stessa parola significa anche spirito. E spirito significa aria. In latino, spiritus, in greco, pneuma, e in ebraico, ruach, significa aria. Questa è la grande emozione vitale, la grande bellezza
è qualcosa che ha a che fare con la biologia, è qualcosa che ha a che fare con l'etica, si uniscono, a questo livello le cose si uniscono, non c'è più l'estetica, l'etica, il diritto e la politica come qualcosa di separate. Quando giungi qui vedi che c'è unione, la danza dei trascendentali dell'essere. C'è qualcuno che vuole fare domande? Giuseppe, vieni, prego. Giuseppe Benelli. Non ti facciamo salire perché il posto è limitato. Il tema affascinante della vita e dell'esistenza è il tema che pone una riflessione. La vita è tutto ciò che vive. L'esistenza è la consapevolezza di stare da. È quell'ex che pone l'uomo nella necessità, nel bisogno di pensare. Perché quell'ex significa venire dal ventre di mia madre, dalla mia famiglia, dalla mia lingua, dalla mia aria, dal mio cibo, dalla mia religione. E posso scambiare tutto questo per la totalità. Il bisogno di pensare nasce dal fatto che questo ex, questo stare da, in qualche modo crea dei condizionamenti che non mi soddisfano. E allora nasce il bisogno di pensare, di pesare la mia lingua, la mia educazione e il mio ambiente. Si può essere facilmente cadere nell'assolutismo, cioè pensare che la mia famiglia, solo perché la mia, sia la migliore del mondo. Posso pensare che la mia lingua, solo perché è mia, è la migliore del mondo. Posso pensare che la mia cucina, solo per la mia, è la più buona di tutte. Posso pensare che la religione, solo perché la mia, è l'unica ed è la vera. Ma pensare tutto questo significa confrontarsi con le parole, che tu giustamente oggi hai così evidenziato. Ma la parola ci frega, perché la parola è paraballo. Non colpisce mai l'oggetto, ma para, ci sta vicino. La parola è sempre approssimativa, la parola non c'entra, non colpisce. E nonostante noi cerchiamo le parole sempre migliori per poter centrare l'obiettivo, si rivelano sempre insufficienti. E la consapevolezza di questa insufficienza è la consapevolezza del cammino che dobbiamo fare in questa vita. Cioè renderci conto che tutti noi abbiamo un compito fondamentale, che è quello di trovare parole nuove, di inventare percorsi nuovi, di aprire strade nuove, di arricchire il senso stesso della storia dell'umanità. Alla fine questo è il vero compito. Il significato più autentico rimane questo. E allora all'interno di questo la religiosità ha un discorso estremamente importante. Questa è la domanda che ti faccio. L'uomo è un animale pensante, dove animale significa essere animato, dove animale significa avere una propria razionalità, l'influsso hegeliano c'è, ciò che è reale è razionale, e quindi c'è sicuramente una ragione d'essere. Ma pensare al proprio destino, a quell'ex che ci segna e ci condiziona, diventa l'elemento, il prototipo dell'uomo. E allora il tema della religiosità è il tema tra i temi. È questo legame che in qualche modo crea un mistero del senso della vita. La tentazione è quella di riempire questo, di dare risposte piene, esaustive, di scambiare la verità per veritas e dimenticarsi il concetto di aletheia, di non nascondimento, quindi qualcosa che in qualche modo cerchiamo di scoprire, di togliere la coperta, ma non ce la facciamo. E allora è all'interno di questa riflessione che ti faccio la domanda, perché il tuo percorso è un percorso essenzialmente religioso. E allora chiedo a te
quanto del tuo percorso religioso cattolico, cristiano, possa in qualche modo oggi aiutare a trovare delle risposte esaustive. Grazie. Ma guarda, a livello proprio personale mio, io ho certamente un percorso cristiano e cattolico. Senza il cristianesimo cattolico, senza il cattolicesimo, io non potrei essere quello che sono. Non ci sono dubbi, perché anzitutto ho studiato teologia, prima di tutto filosofia, poi teologia, poi sono tornato alla filosofia, ma insomma sono i due grandi amori, la filosofia e la teologia, i due grandi amori della mia vita. Questo mio ultimo libro, Il bisogno di pensare, è dedicato alla filosofia. Ma devo dire che non è il mio obiettivo quello di essere cattolico o di essere cristiano. Mi viene in mente una frase del Cardinal Martini che per me ha giocato molta importanza e continua a giocarla molto, quando diceva al suo amico confratello a Gerusalemme, diceva: non puoi rendere Dio cattolico. Io sento che il tempo, proprio lo spirito del tempo, chiede, perlomeno a me, poi magari sbaglio, non voglio dire a noi, mi sembra esagerato, ciascuno veda di fare i conti a casa sua, ma a me chiede di fare un passo ulteriore, cioè di essere veramente universale e di abbracciare per quanto è possibile la ricerca spirituale di tutti gli uomini di tutti i tempi, e in questo senso veramente cattolico, nel senso non di cattolico romano, ma di cattolico nel senso etimologico del termine, che vuol dire universale, cioè di orientato verso l'intero. Io penso che questa è la spiritualità di cui i nostri giorni hanno bisogno. Questo non significa rinnegare assolutamente il cattolicesimo ed entrare in una specie di sincretismo dove tutte le religioni valgono tutte. No, significa un'altra cosa, significa capire che le religioni sono strumenti importantissimi, imprescindibili, per qualcosa di più grande di loro. Le religioni, dico quella cattolica, ma dico anche le altre, si sono, e in parte ancora adesso, si considerano come assoluti, tutte le religioni. Nel senso che l'Islam pensa che il mondo debba diventare musulmano, e che il senso di tutta la storia sia quella di far sì che tutti quanti diventino musulmani, e fanno in modo che questo, espingono ciascuno a loro maniera perché questo avvenga. Ma questa cosa i cattolici le dicono un po' meno, ma non è diversa, cioè soprattutto la spinta per secoli e secoli era esattamente questo, quello di andare e cristianizzare il mondo intero. E questo significa, e altre religioni non lo fanno, nel senso che sono, essendo religioni nazionali, come per esempio l'induismo o per esempio la religione ebraica, non hanno intenzione di convertire i non indù e i non ebrei, però per quanto attiene gli indù tutti devono essere indù. E difatti l'ideologia della cosiddetta Hindutva, adesso in India, che sempre più prende piede, rende quel paese che è stato molto tollerante nei secoli passati, lo rende, non dico intollerante, ma insomma c'è qualche problema adesso per i non indù. Quindi, e perché questo? Perché si ritiene che l'induismo, per quanto attiene all'India, sia un assoluto. Diceva un grande teologo contemporaneo, teologo, filosofo, prima ancora chimico, che io ho avuto la fortuna di conoscere e conosco personalmente, di cui conosco il pensiero, che si chiamava Raymond Panikkar, e penso che molti di voi l'avranno sentito nominare, uno dei luminari del sacerdote cattolico. E così come Martini diceva: non puoi rendere Dio cattolico, e guardava oltre,
nell'ultima fase della sua vita soprattutto. Così allo stesso modo Pannikar diceva le religioni si devono convertire. Cosa vuol dire che le religioni si devono convertire? Devono capire che sono strumenti importanti ma in funzione di qualcosa di più grande. Di che cosa non lo sappiamo? Io non credo a una super religione, ciascuna religione deve stare rimanere se stessa, non credo che ci sarà il momento nel quale ci sarà la sintesi, queste macedonie così spirituali sono assolutamente improponibili. Ciascuna religione deve rimanere se stessa in fedeltà alla propria dottrina, al proprio culto, alle proprie tradizioni, alle proprie liturgie, assolutamente sì, però concependo che è un sentiero e che altre sono altrettanti sentieri e che la vetta del monte, la vetta verso cui si va, non la possiede nessuno. Tra l'altro tutti i grandi mistici cristiani erano del tutto consapevoli che di Dio non si può parlare, che Dio non lo puoi capire, che non ci sono formule che lo possono racchiudere. Si cepisti, non est Deus, diceva Agostino. Se hai capito, nel senso di carpito, non si tratta di Dio. Pensate alla nube della non conoscenza. Gregorio di Nissa, nella vita di Mosè, dice Dio abita là dove non giunge la comprensione. E questo cosa vuol dire? Vuol dire questo discorso della trascendenza. E quindi nessuno è il padrone del divino. Ecco, in questo senso, secondo me, ho risposto alla tua domanda. Ecco, poi molte altre cose si potrebbero dire, ma mi fermerei qui. Sì, un argomento su cui volevo portarti un attimo a parlare, se hai voglia di farlo. In un'intervista tu hai detto con Francesco, il Papa Francesco, tensioni fortissime, c'è il rischio che la Chiesa si spezzi. Scusate, l'ho presa troppo il microfono. Non è che sono io l'unico a dirlo, cioè è indubbio, soprattutto all'interno dell'episcopato, all'interno del clero. È indubbio che ci siano tensioni e che ci sia un grande, ma da parte di alcuni gioia, da parte di alcuni scontentezza, da parte di alcuni profonda criticità. E sono lì come per aspettare che passi la tempesta. Questo è, dice, vabbè, è arrivato, adesso siccome è arrivato se ne andrà, poi rimetteremo le cose a posto. Cioè questo è indubbio. Questo dice che viviamo all'interno di un momento molto complicato dove c'è una forte tensione ad andare avanti da parte di una certa parte, diciamo così, della ricerca spirituale, della teologia, del clero, dell'episcopato, andare avanti. Martini era uno di questi. E c'è una parte che invece dice non solo non andare avanti, ma in un certo senso dice di fermarsi. E magari anche di tornare un po' indietro. E Ratzinger, per esempio, è uno di coloro che alla sua maniera la pensa così. E quindi avete episcopati, interi episcopati, che penso quello polacco, che guardano al Papa attuale come a una minaccia. Sono parole un po' forti, forse, però non sono lontane dal vero. E anche all'interno di tanta parte del mondo cattolico, siti, giornali, esponenti, c'è nei confronti del Papa un grande senso di disagio, ecco, diciamo così, di disagio. Forse anche per questo, e concludo, proprio per evitare questo scisma, questo spaccarsi, per evitare queste tensioni, l'azione del Papa, secondo me, è un po' rallentata. E forse è legittimo che sia così, però non so, chiedetevi in questi 5 anni, a partire dall'inizio, a parte i gesti, come chiamarli, profetici indubbi, no? di non voler abitare nell'appartamento papale, di voler avere una macchina tipo utilitaria, di voler rinunciare a tutta una serie di segni del potere, le telefonate, l'amicizia, sì, va bene, gesti simbolici, profetici, parole molto, molto belle, ma a livello di diritto canonico
a livello di scelte, di scelte nel senso di leggi, di struttura, che cosa è cambiato da questa? Nulla, mi pare. Anche quella commissione che lui ha messo in piedi per il diaconato femminile, ne ho sentito parlare, forse giungerà a qualche risultato. Vedremo le diaconesse, per dire il primo livello del sacramento dell'ordine. Sapete che ci sono tre livelli: diaconato, presbiterato, episcopato. E c'è qualcuno che sostiene, Martini era uno di questi, la questione femminile all'interno della Chiesa potrà cominciare a, come dire, trovare un assestamento, cominciando a far sì che si riprenda il diaconato femminile. Dico si riprenda perché a quanto pare, se la lettera ai Romani parla chiaro, nel capitolo 16 si parla di diaconesse. E quindi c'è una spinta da parte di alcuni episcopati, perché questo, soprattutto di quello tedesco e di parte del mondo cattolico, perché questo avvenga. Ma c'è un'altra spinta altrettanto forte, forse di più, perché questo non avvenga. E il Papa, che all'inizio era, come dire, anche lui uno dei principali motori, forse per il cambiamento, forse adesso si limita a dare segnali profetici. Ma il compito del pontefice è solamente quello di dare profezia? No, il compito del pontefice, come dice la parola stessa, è quello di governare e di costruire ponti, in questo caso di costruire leggi, e quindi anche di prendere, di avere un'attività legislativa. E da questo punto di vista, proprio per quella paura che la Chiesa si spezzi, mi sembra che l'azione, chiamiamola riformatrice, sia un po' rallentata, sia lasciata unicamente alle parole e ai gesti papali. Questo è il mio pensiero attualmente. Sì, tu prima hai citato Carlo Maria Martini. Martini, io sto leggendo ora uno dei suoi ultimi libri, Diario di un addio, in cui c'è un testamento spirituale di Carlo Maria Martini, questo gigante, e a me piaceva ricordare il motto del suo armoriale, che dice «Adversa pro veritate diligere». Qual è stato il tuo rapporto con Martini, se c'è stato? Beh, il motto episcopale, che è questa frase di Gregorio Magno della Regola Pastoralis, dice «Pro veritate adversa diligere», che si può tradurre per amore, per la verità, amare le cose avverse. E normalmente, questo era anche il segno di Gregorio Magno, il significato primo era per amore della verità, quindi in questo caso dell'annuncio, della parola, quindi per amore della dottrina, accettare anche le cose che non ti va. Se il vescovo ti dice di fare una cosa e tu non la vuoi fare, allora falla per amore della verità che devi annunciare. Questo è il senso primo. E lui probabilmente scelse questa frase perché non aveva nessuna voglia di fare il vescovo a Milano, proprio nessuna. E per ben due volte disse di no a Giovanni Paolo II. Ma alla terza, che quando Giovanni Paolo II insistette, lui disse di sì. E probabilmente, quando poi, voi sapete che i vescovi a un certo punto si devono scegliere lo stemma, così via, anche un motto si usa così, e lui scelse questa frase di Gregorio Magno, va bene, questa è in prima battuta. Ma in seconda battuta, crescendo e vedendo ed esperendo, lui giunse a tradurre, proprio in una conferenza al Pontificio Istituto Biblico, lo dice, io ho scelto questo motto che traduco per amore della verità, amare le contraddizioni. E torniamo alle contraddizioni, amare le contraddizioni, con tutto quel discorso sulla verità che si dà anche in modo dialettico. E quindi la lettura, sì, la lettura profonda di questa cosa. Beh, poi mi hai chiesto il mio legame con Martini, è stato importantissimo, fondamentale per me, per una serie di motivi, insomma. Io andavo soprattutto nell'ultima fase della sua vita. Beh, lui ha scritto una lettera che è come prefazione, una lettera abbastanza lunga, la prefazione al mio
al mio libro sull'anima, l'anima e il suo destino, e poi, ma quello è il segno più esteriore, poi ci sono stati vari incontri personali e così via, quindi no? Sì, sì, un rapporto vero, intenso e che continua, voglio dire, da parte mia. Io poi credo anche alla comunione dei santi e quindi sento anche che continua anche da parte sua. Io credo alla communio sanctorum. Qualunque cosa sia da pensare, ma io credo che la morte non è l'ultima parola, che io non credo alla risurrezione del corpo. In questo sono eretico, va bene, cioè, nel senso che la carne, la risurrezione della carne, non la ritengo possibile. Ma perché non la ritengo possibile? Ma perché l'unico senso dell'eternità è quello di entrare in Dio, qualunque cosa questo termine Dio significa, cioè, insomma, il livello più alto dell'essere. E Dio non è corpo, Deus non est corpus, dicono tutti i grandi, Agostino, Tommaso, Cusano. Dio non è corpo, è spirito. E quindi la sopravvivenza della parte più vera di noi stessi, che è la nostra mente, il nostro cuore, mente e cuore di cui parlavo lì, di quell'uomo interiore che abita in noi e che lo possiamo irrigare, per così dire, con il nostro senso di giustizia, di bene, con il nostro sorriso, con la pace che gli diamo. Cioè, quest'uomo questo è spirito, lo spirito che vive dentro di noi. E io credo all'immortalità di questa dimensione, che significa pensare che, come dire, esiste un livello dell'essere che si dà senza alcuna traduzione nella materia. Cioè, un livello dell'essere come energia che vive senza tradursi nella massa materiale. Esiste questa possibilità o sto parlando di qualcosa di insensato? No, esiste, perché se voi pensate alla luce, la luce, il fotone, che è la particella costitutiva della luce, è, perché nessuno nega che esista la luce, ma è massa zero. Quindi, insomma, un livello dell'essere che è, come dire, che è pura energia, senza traduzione alla massa materiale, esiste, tant'è che poi il Nuovo Testamento, ma non solo il Nuovo Testamento, dice Dio è luce, e la luce da sempre è stata pensata come fonte come metafora principale del divino. La luce è la musica. La luce e la musica. Quando leggete la Divina Commedia, nel Paradiso, vedete la luce e la musica giocano un ruolo importantissimo. Quindi io penso alle anime come note musicali, io dico così, note musicali, e ciascuna tiene il suo particolare sapore. C'è il Paradiso è una sinfonia di diverse note. Quello che credo che si custodisca la particolarità è che il parlare della carne sia in funzione, non tanto del corpo di carne, ma in funzione della custodia della personalità. Questo sì, questo è, ho scritto il libro, ho argomentato su queste cose, cioè l'anima e il suo destino. Il libro che ha cambiato il mio destino, perché a partire dall'esito che ebbe quel libro molte cose sono cambiate nella mia vita. E quindi Martini, e chiudo, per me ha avuto e continua ad avere, e fin quando vivrò continuerà ad avere, una grandissima importanza. Ancora una domanda, Francesco, poi dopo se c'è ancora qualcuno, se no poi andiamo a chiudere, prego. Il bisogno di non pensare. Un capitolo del libro, il silenzio e le parole. C'è forse una parola più grande che è l'orizzonte di senso di tutte le parole che vengono fuori dal nostro cuore? E quindi questo bisogno di non pensare possiamo vederlo come un abbandonare il vortice dell'io, della logica, dell'io che si perde in se stessa, e come in una sorta di abbandono, abbandonarsi, lasciarsi andare ad ascoltare una parola più profonda. E questo, visto che se ne parlava a tavola, può avvenire in modo felice prendendo la via dei boschi, come dire, isolandosi, facendo percorsi meditativi. Del resto, se pensiamo anche alla filosofia di Heidegger, con il sentiero che poi si interrompe nella radura, dove arriva la luce che improvvisa illumina questo cammino oscuro dell'uomo. Quindi
Penso anche in chiave diversa a Junger, alla figura dell'anarca che prende la via dei boschi, non per mettersi in contrapposizione alla società, non per combattere la società e sovvertirla, non per negare le regole, ma per cercare una dimensione più profonda dalla quale le regole stesse potrebbero trarre fondamento. Sì, io penso che esista questa parola più profonda, una parola che non puoi nominare, a cui tutte le varie parole rimandano. Come comincia il Tao Te Ching, il testo sacro del taoismo? Tao Te Ching 1, il Dao che si può nominare non è il vero Dao. Il Tao che si può, Tao, a seconda di come viene. Quindi esiste? Questo versetto bellissimo, l'incipite del Tao Te Ching, che è uno dei libri più belli che siano stati scritti e che non bisogna perdere in un'esistenza consapevole. Bisogna stare attenti a scegliere l'edizione giusta di come viene tradotto, ma insomma in ogni caso questo versetto dice appunto che esiste il Dao, esiste, e che però noi non lo possiamo nominare, perché tutte le volte che lo nominiamo non è quello vero, e però non possiamo fare a meno di nominarlo. Quindi siamo in questa contraddizione, per usare ancora una volta la parola, di non poter dire quella parola che è la parola, in principio la parola, e non è certo la parola che dico io, non è neanche la Bibbia, non è la parola, è la parola che è prima della Bibbia. È la parola che è prima della Chiesa, che è prima di Platone, che è prima di Heidegger, che è prima della parola che non posso dire e che tuttavia sento che c'è. Come faccio? E qui nasce la mistica, la cui origine, se torniamo alle parole, da dove viene il termine mistica? Viene dal verbo muo, che in greco significa chiudo gli occhi e la bocca. Chiudo gli occhi e la bocca. E a questo punto sono in condizione neanche tanto, scusate, di dire qualcosa, ma di essere una parte di quella parola. Perché poi il discorso diventa non più dire come se fosse un oggetto, ma di farne parte, di partecipare, di essere. È per questo che poi il mistico si sente in Dio, senti l'entusiasmo, entheos, no? Senti di partecipare a una dimensione più grande. Poi può essere espresso in maniera religiosa e parli di Dio, può essere espresso in maniera non religiosa e si parla del grande silenzio, del bosco, si parla di quello, ma io penso che sia un'esperienza universale, non dico vissuta da tutti, no, assolutamente, io non cerco l'universalità al riguardo nel senso di tutti, ma universale nel senso che all'interno delle culture di tutti i tempi alcuni uomini e alcune donne sentono questo... Quella cosa lì, quel senso proprio di essere al cospetto di qualcosa che è più grande, che mi avvolge, di cui faccio parte, che non posso dire, e posso camminarlo. Ecco, lo posso camminare. Ci posso camminare e diventa appunto l'incontro con il grande mistero della natura. Io sono d'accordissimo, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, come si usa dire, ricercare il contatto con la natura nel camminare in mezzo agli alberi, nel silenzio, o se volete nel mare, o se volete nei monti, insomma questo è uno dei momenti mistici, ma proprio di questo senso di unione, di contatto, proprio di unione profonda con il grande mistero, la grande parola che nessuno può nominare, perché possiamo chiamare Dio, possiamo dire Dio, va bene, si può dire, ci si può, molti si riferiscono così, ma devi sapere che dicendo Dio, e dici una parola che gli esseri umani hanno coniato e tu stesso poi, non a caso l'ebraismo non lo nomina, e noi tante volte, dico noi, soprattutto di gente che fa il mio mestiere, pecchiamo profondamente contro il secondo comandamento. Non nominare il nome di Dio in vano, che non è solo non dire le bestemmie, ma è anche non dire le astrusità riguardo a questa parola che è innominabile, a questo essere assoluto, uno, mistero,
energia, nel senso la grande energia della bellezza, bene, Platone ne parlava in termini di bene, idea, con la I maiuscola, nel senso la grande idea, puoi parlare in tanti modi, ma tutti sono imperfetti. E in questo senso ancora una volta le religioni si devono convertire, le filosofie si devono convertire, nel senso che c'è sempre l'idea che la trascendenza è il grande mistero, non è appannaggio di nessuno, e basta stare al cospetto della natura, perché fin quando siamo al cospetto dei libri e delle cose, allora c'è questo, uno pensa di capirli, ma basta che tu ti metti veramente con la verità di te stesso di fronte al cielo stellato o semplicemente al mare, per non dire l'oceano, ma basta il mare, il nostro mare, il nostro piccolo mare, basta, o le nostre montagne, basta un'esperienza di questo tipo per farti comprendere l'immensità, il sublime, il sublime kantiano, il sublime, sei al cospetto del più grande, del sublime, e qui le parole vengono meno e si apprezza quello a cui tu hai fatto riferimento, proprio si apprezza, si sente il bisogno proprio di non pensare, il grande silenzio. Chissà perché mi viene in mente Ermanno Olmi, adesso chiudo, io ho avuto la fortuna di conoscerlo. E lui era uno che quando faceva i suoi film voleva sentire il silenzio. Era una persona molto proprio spirituale, contemplativa, era un poeta, proprio come i poeti, alcuni poeti sanno essere, no? Questi sono proprio servitori del silenzio. Perché ecco, la parola poetica vive sempre di parola e di silenzio al contempo, a differenza della prosa, no? Vive degli spazi, dei vuoti, e questo perché le parole rimandano a qualcosa di più grande di loro stesse. Difatti le grandi poesie ti fanno viaggiare, ti fanno andare al di là di loro stesse, come così come i grandi film, e sono contento che mi è venuto in mente Ermanno Olmi. Posso dire anche Adriano Olivetti col suo libro Noi sogniamo il silenzio. Per concludere, tu sei stato ordinato sacerdote da Carlo Maria Martini, poi in un certo momento hai scelto di fare un'altra vita e di dedicarti esclusivamente alla teologia. A me viene in mente la fenomenologia del salto di Baricco, quando dice avvengono nella storia dell'umanità, nella storia degli uomini, dei fatti che fanno in modo che la vita non sarà mai più come prima. E lui prendeva ad esempio il salto di Fosbury. Nel momento in cui salta Fosbury, non si salterà mai più come si saltava prima. Quando è avvenuto questo salto nella tua vita? Ma ero così giovane allora, sono giunto all'ordinazione a 23 anni e mezzo, all'età canonica 25, e dopo neanche un anno ho capito che non era la mia strada, e tutto via. Sono andato da Martini dicendo che non... E ho capito che non era la mia strada in maniera molto semplice, per una questione affettiva. Capivo che non potevo passare il resto dei miei anni senza l'esercizio teorico e soprattutto pratico dell'affettività, dell'incontro con una donna. E molto semplicemente ho capito questa cosa, l'ho capita tardi, a 24 anni e mezzo, dovevo pensarci prima, ma insomma è andata così. Ho capito che la mia vera vocazione era quella che mi aveva portato in seminario, che era la teologia, perché ho fatto il liceo classico fuori, e per me folgorante è stato l'incontro con un libro di Hans Küng, grande teologo cattolico. Allora io avevo 17 anni e mi imbattei in questo libro, Dio esiste? È un'analisi del pensiero filosofico moderno e contemporaneo in ordine alla questione di Dio. E beh, per me fu quello che mi è... Io voglio fare questo, capì? Voglio fare questa cosa da grande. Ne parlai al prete del mio oratorio, mi disse, se vuoi fare questo è un segno di vocazione. E vai in seminario a fare dei colloqui. E io andai e mi trovai benissimo con gli studi, gli amici e tutto quanto. E poi però dopo avevo professori molto bravi, non tutti, ma insomma ce n'erano parecchi molto bravi, per me fu molto bello. E poi insomma, giunto poi all'ordinazione, successe quello che vi ho detto, insomma questo è in sintesi. E Martini mi disse, si vede chiaramente quando andai a dire queste cose che tu hai una vocazione teologica, vediamo, andiamo, verifichiamo se c'è anche o no quella sacerdotale. Quindi io per 2 anni continuai a studiare per il secondo grado accademico, sospendendo però già da allora l'esercizio
del ministero e mi convinsi perfettamente che la mia vita era la teologia ma non era il sacerdozio, e poi tutto ne conseguì tutto quello che poi è venuto. Questo è stato il salto. Tu mi dici che cosa ha voluto essere questa cosa, questo salto, che cosa ha significato? Ma io sono molto orgoglioso di questa cosa. Sono orgoglioso di non aver tradito me stesso. Perché se avessi tradito me stesso, forzandomi nella cosa, con questo non vuol dire che le persone, io ho dei compagni, degli amici che sono preti felicissimi, per esistenze meravigliose, Carlo Maria Martini stesso, di cui ho continuato a parlare stasera, era felicemente celibe, eccetera, eccetera, quindi non è che, voglio dire, che sto parlando, sto dicendo che quella via non è una via giusta, ma per l'amor del cielo, sono persone straordinarie. Assolutamente straordinarie. Sto dicendo che non era la mia, ecco, e riuscire a capire e a saltare fuori in quel momento da un sentiero, tra l'altro, dove c'ero entrato contro i miei genitori, perché mia mamma non voleva, mio padre non voleva che entrassi in seminario, quindi ci fu anche una lotta in famiglia per questa cosa, e poi uscire, e poi mio padre non voleva che uscivo, perché dice: come hai fatto te? Adesso esci, adesso stai, insomma, non fu semplicissimo, però questo è il salto. Cosa vuol dire? Vuol dire quella cosa che dice Dante, chissà come mai mi viene in mente Dante, quella cosa che dice nel canto 15 dell'Inferno, quando incontra il suo maestro nel girone dei Sodomiti, mette il suo maestro, il suo amato maestro, Brunetto Latini, e fa dire lui, Dante poeta, a Brunetto Latini, rivolto al Dante uomo, gli fa dire: se segui tua stella, non fallirai a glorioso porto. Ecco, quello che è importante è che io, quello che ho fatto, è non ho tradito la mia stella, l'ho seguita pure in maniera così un po' tortuosa, e questo è. Grazie Vito per questa bellissima serata. Dante Alighieri, che aleggia da queste parti con i Malaspina, di cui domani sera ovviamente parleremo. È tutto vostro. Se posso usare questo termine, scusami, abbiamo i libri là disponibili, chi vuole procurarseli, e poi Vito Mancuso li autograferà, va bene? A domani sera, grazie. Deve un po' riposare.